Buongiorno a tutti. Oggi vi parlo di una natività di Domenico Ghirlandaio, che è una natività che è stata realizzata nel 1492, ovvero l'anno in cui venne scoperta l'America da Cristoforo Colombo. E vi parlo di questo video semplicemente perché oggi è il Santo Natale del Signore, il 25 di dicembre. Quindi io in questo video vi parlo di questo dipinto. E quindi oggi vi parlo della natività di Domenico Ghirlandaio e procediamo con la sigla. Allora, Domenico Ghirlandaio è stato un grandissimo pittore del 1400, del secondo rinascimento fiorentino, ed è stato uno dei più grandi pittori della corte dei Medici, tanto è vero che Domenico Ghirlandaio, insieme ai suoi fratelli, che furono anche loro dei grandissimi pittori del Rinascimento, Ghirlandaio fece innumerevoli ritratti dei Medici. E Domenico Ghirlandaio è noto anche perché è stato un pittore che ha collaborato con Botticelli, con Leonardo da Vinci, e ha fatto dei bellissimi affreschi che attualmente sono tutti conservati a Firenze e in parte sono conservati anche a Roma. Domenico Ghirlandaio è stato poi un pittore che ha aperto una sua bottega a Firenze e fu poi il maestro, uno dei primissimi maestri di Michelangelo Buonarroti. Domenico Ghirlandaio fece innumerevoli dipinti legati alla nascita di Cristo. Ricordiamo per esempio l'adorazione dei pastori, eccetera. Ma il dipinto che vorrei parlare oggi è un dipinto che è stato fatto nel 1892 e che si trova attualmente nel Museum di Cambridge, vicino all'Università di Cambridge, ed è un dipinto tempera su tavola ed è appunto una natività che è una natività molto semplice, che rispetto all'adorazione dei pastori è una natività molto più semplice. Come vedete, questo dipinto c'è la Madonna una Madonna inginocchiata con Gesù bambino, San Giuseppe e poi dietro ai tre personaggi principali si intravede un bellissimo paesaggio tipico del Rinascimento fiorentino, un paesaggio dove si intravedono due scene particolari. Uno è la scena dei pastori che ricevono il messaggio dell'arcangelo Gabriele. L'altra scena invece è la scena del passaggio dei re magi. Questo dipinto è un dipinto molto semplice, molto particolare e appunto è stato fatto nel 1492, che è l'anno in cui è stata poi scoperta l'America. Ecco, un'altra cosa importante da tenere presente è che Ghirlandaio poi muore 2 anni dopo la realizzazione di questo dipinto nel 1494. E Domenico Ghirlandaio rimane comunque uno dei più grandi pittori del Rinascimento, tanto è vero che Federico Zeri lo considera uno dei giganti dell'arte,
questo Federico Zeri, però bisogna anche tenere presente che poi ci sono stati anche altri critici e storici dell'arte come Roberto Longhi che lo consideravano un semplice artigiano pittore fiorentino. Ecco, io con questo video, io, con queste parole, io concludo la spiegazione. Auguro a tutti un buon Natale e felice anno nuovo. Ciao a tutti.